È vero che in Italia non esiste una legge che impone i costruttori di scaffali e gli utilizzatori di comprare degli scaffali sismoresistenti, ma noi sappiamo benissimo che il decreto 81 ti impone di fare degli scaffali, dei prodotti sicuri, e il rischio sismico è uno dei rischi estremamente importanti per la sicurezza sul posto di lavoro. La logistica, fondamentale nel mondo moderno, ha come punto cardine un magazzino che funzioni bene. Sicuramente all'interno deve esserci la scaffalatura e il carrello, due mondi spesso che viaggiano in parallelo ma che devono per forza convergere quando il prodotto viene consegnato al cliente. Fino ad oggi un lavoro di squadra fra queste due figure non c'è mai stato, se non con l'associazione. Ci siamo seduti attorno a un tavolo e dopo una serie di riunioni abbiamo assieme condiviso un documento. Cosa abbiamo deciso di inserire in questo documento? Innanzitutto tutti i parametri relativi alla struttura, come deve essere calcolata una struttura, come deve essere fatta, quali sono i parametri e quali sono le norme cogenti che relative proprio alla sismicità, in maniera tale che crei trasparenza nel mercato. Quali sono i vantaggi di questa operazione? Beh, innanzitutto lo sviluppo di un documento comune che permetta a tutti di parlare la stessa lingua, eliminando quindi incomprensioni, accorciando i tempi e chiarendo ai clienti tutte le zone che attualmente sono grigie. Inoltre una raccolta puntuale di tutte le norme applicabili a questo settore. In questo modo siamo riusciti veramente a creare sinergia e a creare veramente un qualcosa di positivo che sarà sicuramente utile per il mercato. Fino a un anno fa non l'avremmo potuto fare.